gara 2 categoria Rocky. Partiti giovanissimi piloti della categoria Rocky, pronti a darsi battaglia, e c'è un contatto. La prima curva. Provano in qualche modo a far ripartire i rispettivi card. Li vediamo arrabbiati e delusi, ma stanno bene, questo è l'importante. Per il resto chiaramente la delusione di abbandonare da subito la contesa si fa grande, grandissima per questi giovani piloti che vogliono ovviamente provare l'emozione di chiudere anche questa gara 2. Fatto sta che subito emozioni in questo avvio, e allora davanti Leonardo Pizzotto su Mattia Geron, in terza posizione Simone Parolin, poi lottano in quattro Nicola Sala, Matteo Quaracentano e Mattia Ingolfo, e via via tutti gli altri, con Rossi Magna che invece è rimasto coinvolto nel contatto in apertura di gara. È una defezione piuttosto importante ai fini della classifica generale, anche Giacomo Rodolini e Sara Tavacchi. Leonardo Pizzotto invece davanti tiene bene la prima posizione. Secondo giro per Leonardo Pizzotto, che tiene la testa con 950 millesimi di vantaggio su Mattia Geron, e 5 secondi e 8 su Simone Parolin. Quarta posizione per Mattia Ingolfo, Vettori e Sava. È chiaro che ora per i piloti rimasti coinvolti nella gara non sarà facile recuperare. Vedremo di che pasta sono fatti a questa giovanissima età, vedremo quanto e se riusciranno a recuperare rispetto ai propri avversari. Pizzotto davanti con Geron, Parolini, Ingolfo, Quartieri, Sava, Pretolani, Prandelli, Gondolini e Tabacchi a seguire. Nulla da fare per Nicola Cumann, sfortunato in avvio, è stato lui ad avere la peggio agonisticamente parlando dopo il contatto, anche se che sarà il numero 166, Luca Prandelli con il numero 58 fa a tenere il ritmo di gara. Leonardo Pizzotto davanti a Martina Cicchetti nel gara 2 per quanto riguarda la categoria Rocky. Attimi davvero indimenticabili quelli emotivi che regalano i nostri piloti, con momenti positivi, che momenti di delusione, di rabbia per Tomba, colui che vedete terminare in curva verde è il nostro fotografo, colui che ci regala a ogni tappa di Champions, scatti davvero incredibili. È colui che è andato a parlare con Nicolò Cumann, le sue foto da Facebook nella Champion Car, la sito foto di eventi, davvero foto bellissime, straordinarie, che vi invitiamo a vedere e a condividere per la passione che attraverso le foto dei professionisti poi tengono in
e rese indimenticabili. Vi ricordo anche il tempo della Champions League, la pagina di Facebook, così come la pagina del Paroline Racing e poi Coccarta TV, che trasmette ogni settimana le immagini più belle di questa grande rassegna per i piloti del kart. Ottava tappa quest'oggi, Leonardo Bizzotto continua a spingere sull'acceleratore al giro davanti a Mattia Ceron e a Simone Parolin, quarto posto per il momento per Mattia in golfo. Con tranquillità ma con ugualmente decisione Leonardo Bizzotto non ha problemi a tenere la prima posizione davanti al numero 4 Mattia Ceron, e dovremmo vedere tra poco passare sulla linea del traguardo Simone Parolin con il numero 39, mentre vediamo che è uscita dalla segreteria la nostra Irene a prendere un po' di freddo. Colonna portante della Champion Card, così come è una colonna portante della categoria Rocky, la caparbietà della quale Leonardo Bizzotto continua in prima posizione. La comunicazione per il pilota Ettore Lobue, è atteso dal commissario sportivo. Il Ettore Lobue è atteso dal commissario di gara nella zona della segreteria. Siamo all'ultimo giro nel frattempo per la gara 2 per quanto riguarda la categoria Rocky, con Leonardo Bizzotto che tiene la prima posizione, Mattia Ceron e Simone Parolin con il numero 39 Simone Parolin, lotta serrata con il numero 96 Mattia in golfo, stando per la terza posizione, dunque accesissima e non facile da decifrare questa sfida. In prima posizione invece continua a spingere Leonardo Bizzotto, che va a portare a casa la vittoria in questa gara 2 davanti. Dunque dall'inizio alla fine, seconda posizione per Mattia Ceron, e ora vedremo che cosa sta succedendo per la terza posizione in lotta Simone Parolin e Mattia in colpo. Vediamo lo sprint sul finale con il numero 96. Leonardo Bizzotto primo in gara 2 Rocky, tu sei abituato insomma al podio, questo come ti fa sentire in vista della finale internazionale? Mi fa sentire bene, visto che era anche un po' indietro in campionato e ho guadagnato molti punti che mi aiuteranno a stare in podio. Con la pioggia oggi com'è andata? A me mi piace correre sotto la pioggia, sono anche molto bravo e mi è piaciuto. Bene, passiamo a Mattia in golfo, secondo posto. Mattia, per te la domanda, sei contento di essere arrivato secondo oppure ti dispiace di non essere arrivato primo? Mi dispiace di non essere primo, anche perché mi sono girato, ho fatto anche un casino e alla fine non ce l'ho fatta recuperare e per poco non arrivavo anche terzo. Ok, grazie mille. Andiamo da Simone Parolin. Simone, il primo podio di questa stagione, contento? Sì, molto. Ecco, parlaci un attimo della gara con la pioggia, abbiamo visto che ti trovi anche bene. Sì, sì, mi diverto molto con la pioggia. E adesso per la finale internazionale? Spero di arrivare almeno in una buona posizione. Ok, perfetto, grazie mille.